Si dà la possibilità al Presidente di una regione, per carità, democraticamente eletto e che ha vinto le elezioni, però di, come dire, superare ogni regolamento, ogni dipartimento, ogni dirigente per nominare dei commissari ad acta, quindi dei propri emissari che facciano quello che decide un'unica persona e non il consiglio che gli abruzzesi hanno eletto, per cui la deriva autoritaria è palese. Per noi la semplificazione, come dire, quando la macchina regionale deve funzionare, deve essere semplificata, deburocratizzata e tutto l'ingranaggio, tutti gli uffici devono saper funzionare autonomamente in correlazione tra loro. Non ci deve essere una persona che laddove c'è un intoppo arriva, spazza via tutti quanti e decide da solo. Questa non è la democrazia, questa non è la semplificazione che vogliamo. Io non credo che la direzione che la burocrazia si combatta sostituendo burocrazia a burocrazia, aggiungendo nuove figure di carattere burocratico. Certo, se scelte magari particolarmente bene, possono apportare anche livello qualitativo professionale migliore, ma ciò non è affatto scontato, vedendo una maggioranza che nella stessa legge tra l'altro oppone anche un aumento del numero di dirigenti, oppone addirittura delle progressioni e delle promozioni al personale senza concorso, quindi progressioni verticali senza concorso, quindi sembra insomma che si stia più che altro procostituendo un sistema, direi così, per dare posti e incarichi a destra e a manca, ammantato da una logica che dovrebbe essere positiva. Io purtroppo non credo che quello sarà l'Abruzzo veloce, io credo che invece il perverso connubio tra classe politica e classe burocratica dipende da altre questioni, e una per esempio può dipendere dal fatto di nominare un direttore generale intuito persone, senza magari affidarlo ad una valutazione, diciamo, di quelli che sono comparativa in termini di professionalità, di titoli e di quant'altro necessario. Quindi, tra l'altro, non si capisce nemmeno qual è il costo di questo direttore generale. In un momento nel quale io credo che i costi della politica si debbano ridurre, la regione Abruzzo è tra le regioni italiane che hanno i costi della politica più bassi grazie al nostro lavoro, non vorremmo che adesso questo nostro lavoro fosse vanificato da quelle che sono le esigenze di pagare cambiali elettorali, voglio dire. E quindi dobbiamo stare molto attenti che questo non accada. Noi una riforma che condividiamo, nel senso che è la logica conseguenza di ciò che abbiamo fatto a fine governo della passata legislatura, abbiamo diminuito il numero dei consiglieri, il numero degli assessori, conseguentemente va diminuito il numero dei direttori. In teoria potrebbe star bene anche la figura del direttore generale prevista dalla 165. Abbiamo ottenuto, grazie insomma, al nostro impegno, che venisse scisso, diciamo, venisse soprattutto, non ci fosse la cabina di regia del Presidente rispetto ad atti di gestione, però ci sono poi cose strane, c'è questa figura dei commissari che non si capisce perché dobbiamo andarla ad individuarla oggi senza averla regolamentata, perché il numero di dirigenti continua a aumentare, da 78 passa a 120, dopodiché c'è il problema che all'interno di una riforma così importante, che è stata presentata come la rivoluzione della burocrazia, ci viene messa una variazione di ben 7 milioni di euro. Credo che sono due cose diverse. Poi peraltro questa variazione di bilancio subisce una variazione che non si capisce bene, presentata la stessa maggioranza. Ieri in commissione bilancio si è votato, cioè la maggioranza si è votata sia questa variazione di bilancio di 7 milioni di euro, ma ha votato anche un'altra variazione di bilancio di 5 milioni di euro. Francamente siamo molto perplessi. Secondo voi c'è il rischio di una deriva accentatrice autoritaria, come hanno detto per esempio i 5 Stelle? A me sembra che gli assessori potevano anche stare a casa, visto che abbiamo un presidente, fare tutto. Gli assessori vengono delegati, vengono date le deleghe, ma poi viene sottratta la delega maggiore. Faccio l'esempio dell'agricoltura. Se lei legge le 3 pagine di bilancio dei fondi dell'agricoltura, sono 0. Cioè l'unica diciamo, modo di gestire l'agricoltura oggi sono i fondi comunitari, chi li gestisce? Il Presidente. Quindi voglio dire l'amico Pepe, bravissima persona, un collega che stimo, che lo fa fare l'assessore? Francamente non lo capisco, così per gli altri, così con un modo di fare si va a centrare oramai diciamo, il potere nelle mani del Presidente, che chiaramente credo insomma, già fa il commissario della sanità, insomma, eccetera, non è che possa fare tutto, nonostante sia magari bravissimo, molti dicono che è bravissimo, io non ci credo, ma insomma vediamo che cosa farà. Le opposizioni dicono che la riforma che rischia di, come dire, dare vita a una deriva quasi autoritaria, accentatrice, a tutto vantaggio insomma della figura del Presidente. Argomentazioni ridicole, inutili,
fatte da chi non ha presentato un'altra proposta. Cioè il tema è, tutti dicono che la macchina della regione deve essere cambiata, ma nessuno l'ha fatta. L'abbiamo fatta noi, l'abbiamo proposta noi, abbiamo modificato anche accogliendo delle ipotesi, diciamo, di suggerimento che venivano dalle opposizioni. Rimane solo una questione appesa, che è come definire il commissario realizzatore. Lo definiremo insieme, proviamo a fare l'accordo, ma non è che tutta la riforma ruota attorno ad una figura. Qua si è detto semplicemente che da 12 direttori passiamo a 6, e quindi penso che vada bene. Che però questi sei, siccome stanno allo stesso livello, ci deve essere uno che alla fine decide se la pratica si impalla, perché gli abruzzesi vogliono le risposte, non vogliono le carte, come le chiama D'Alfonso. Per cui è stato previsto un direttore generale che gerarchicamente è sovraordinato, se la cosa si ferma, avocasse la decisione. Poi era previsto un'ulteriore avocazione della giunta nei confronti del direttore, l'abbiamo levata perché lì ci poteva essere un problema di confusione dei ruoli tra organo politico e organo gestionale. Perfetto, abbiamo stabilito che non ci sarà un aumento di spesa per i prossimi 3 anni, quindi rimane solo la figura del commissario. Ed ecco perché dico che non ci hanno cose da dire, perché tutte le polemiche ruotano attorno al fatto che vogliamo individuare una persona interna, quindi senza aggravio, che di fronte a una questione concreta da realizzare la facciamo fare in modo tale che si faccia subito. Ed è incredibile che non vogliono far fare subito. Dopo che hanno perso le elezioni, hanno detto che molte cose che volevano fare non gli è stato consentito di fare dalla macchina amministrativa. Allora noi non vogliamo accampare scuse, noi le cose le vogliamo fare, le faremo e modificheremo le organizzazioni, l'organizzazione della macchina per fare le cose.